che questa mattina segna un po' un mio rientro sulla scena della politica. Se ieri il messaggio era tra le righe, oggi è pronunciato forte e chiaro. Berlusconi si sente ancora leader incontrastato del centrodestra, l'unico capace di far marciare insieme l'elettorato moderato che per lui rappresenta la maggioranza del paese. Bacino di voti che ha abbandonato gli azzurri negli ultimi appuntamenti elettorali di fronte ad un partito con una linea sempre più ondivaga. Il leader ritiene però di poter raddrizzare la situazione nonostante l'emorragia di parlamentari. Necessario farlo in fretta per evitare la debacle alle amministrazioni di primavera. Se a Roma, dove a meno di colpi di scena non si voterà, da Salvini e Toti arriva una benedizione per la possibile corsa di Giorgia Meloni, la partita milanese è apertissima. Entro una settimana ci sarà il nome del candidato, annuncia oggi Berlusconi. I leghisti sognano quella poltrona, per loro piatto forte del menù dopo la presidenza della Lombardia, fondamentale per misurare gli equilibri nella coalizione. Salvini infatti, sempre più scalpitante, vorrebbe prenderne le redini. Il braccio di ferro è in corso. Uno dei prossimi giorni incontrerò Salvini, che ieri ho detto chapeau perché sa parlare alla pancia degli italiani. Questa mattina mi ha corretto dicendo so parlare anche al cuore e alla testa degli italiani. È vero, ma prima di parlare al cuore e alla testa, lui parla volentieri alla pancia. Insomma, un mattatore di voti per la Lega, ma non il leader dei moderati. Non solo, fa notare maliziosamente Berlusconi, lui è sempre in televisione e io no. Tra le mura azzurre incassa applausi, ma non sfugge che ricette e parole d'ordine sono le stesse degli ultimi 20 anni. E sono sempre meno quelli disposti a scommettere che il tocco di Berlusconi possa ancora ribaltare la situazione.